Un piatto delicatissimo andremo oggi a degustare, i fagioli con le cotiche. Un piatto della tradizione romana, magari qualcuno potrà dissentire, giustamente dirà che è un piatto della tradizione italiana, avrete anche ragione, però io vi rispondo, ma che t'ho detto? Cotica, non ti arrabbiare. Sicuramente è un piatto della tradizione italiana, però fa parte nella cucina romana, nella tradizione romana è presente questo piatto. Diciamo che la variante principale fra quella delle altre regioni e quella romana è che a Roma è il titolo la variante principale, perché si chiama fagioli con le cotiche. A parte questo, diciamo, in Umbria, nelle Marche, nelle varie regioni d'Italia lo fanno, io lo faccio in modo casareccio, in modo mio, quindi chiamiamola questa versione romana perché fin da bambino l'ho sempre mangiato così. Andiamo a vedere gli ingredienti, che è facilissimo. Abbiamo bisogno semplicemente di fagioli, quelli che vogliamo. Io preferisco i borlotti, secondo me sono i migliori. Io compro questi, li faccio seccare una sera prima e poi li metto a lessare. Li mangio semplicemente lessi con olio e sale. Quelli che avanzano, o me li faccio all'uccelletto, o come oggi che fanno 4 gradi centigradi, quindi va bene, con le cotiche. Cosa sono le cotiche? Queste qui, che in altre regioni, forse proprio in italiano, le chiamano cotenne. Che cos'è? È il grasso del maiale. In questo caso sono cotiche di prosciutto. Se avete un amico salumiere, ossia se siete dei buoni clienti che vi conosce, naturalmente quando andate a fare acquisti glielo dite: mi regali due cotiche, e dopo che hai fatto gli acquisti, insomma, due cotiche non si negano mai a nessuno. Una foglia d'alloro, che secondo me col maiale ci sta sempre bene, in particolare con le cotiche, una scatola di pelati, di questa qui piccola, per questa quantità di fagioli, adesso non so quanti saranno, però regoliamoci così, va più che bene. Sale, regoliamoci perché non sappiamo quanto sono salate queste cotiche, e olio extravergine d'oliva, come sempre. Questa cotica ce l'andiamo a fare a striscioline, a pezzetti. Se hanno un po' di... Sono belle secche, belle dure, infatti ci metteranno un po' a cuocersi. Questo è il problema delle cotiche. Se hanno un po' di lardo, se ce n'hanno poco attaccato, glielo lasciamo. Se magari come quest'altro pezzo, ecco, qua magari ne vediamo un po' di più, un pezzetto glielo possiamo andare a eliminare, però magari un pezzetto lasciamoglielo, insomma, che non muore nessuno se mangia un pezzetto di lardo. Ecco, adesso per eccesso di scrupolo, se ce n'è un po' troppo glielo leviamo, però insomma lasciamoglielo, che dà sapore comunque. Ecco qui le nostre cotiche tagliate. In un pentolino andiamo con un goccio di olio extravergine d'oliva, ma giusto un goccio, perché poi dopo le cotiche hanno il grasso, giusto così, e accendiamo. Quando è caldo mettiamo le cotiche, facciamole rosolare, siamo un po' alla fiamma, una piccola rosolatina proprio, di qualche minuto. Ecco, il grasso che si squaglia, diventa trasparente, mamma mia, ma sta arrivando un odore di prosciutto, manco l'ho messo, già arriva questo qui. Io intanto mi spezzetto i pelati. Ok, quando si sono un po' raggrinziti così, noi li leviamo un attimo dal fuoco, perché se adesso sono super bollenti, adesso sono belli scrocchiarelli questi qui. Mamma mia, i fagioli con le cotiche, che roba! Qua io continuo a spezzettare questi. Aspetto un attimo che smetta di stricolare così forte. Vado con i pelati. Prendo un goccetto d'acqua, vado subito a mettere. Giriamo, facciamo andare bene le cotiche dentro. Un altro goccetto d'acqua, perché qui adesso l'acqua dovrà andarli a coprire. Non stricola più, quindi possiamo rimettere sul fuoco e rialzare la fiamma. Quando sta riprendendo bollore, si va con la foglia di lauro, alloro, chiamiamolo come ci pare.
coperchia. Ecco che piano piano questi si ammorbidiscono. Allora, è circa un'ora che questi qui stanno qui dentro, devono essere proprio tenerissimi, se no non si possono tirare fuori. Quindi si sente con una forchetta quando sono teneri, ma se vogliamo assaggiamoli pure, insomma, devono essere proprio teneri, teneri, teneri e ancora non lo sono. Allora, due parole due nel frattempo che questi finiscano di cuocere. Dunque, i fagioli con le cotiche, piatto poverissimo. La cotica, diciamo che è la parte che viene scartata dai salumieri, quindi scartata da chiunque, insomma, richiede una cottura lunga, apposta anche un piatto povero, insomma, perché venivano racimolate queste cotiche che nessuno mangiava e messe, insomma, a bollire nel sugo. Tante regioni la fanno in bianco, in quel caso si utilizza il brodo. Noi abbiamo utilizzato il pomodoro, quindi abbiamo fatto quest'umido. Quando saranno trasparenti, simili la consistenza un po' alla trippa, non c'entra niente, però per farvi capire, insomma, la consistenza, quindi non più opache ma trasparentine, le cotiche saranno pronte, andremo ad aggiungere i fagioli. Per il resto è vero, è un piatto della tradizione italiana, in tempi di povertà vera. Oggi c'è la povertà, ma in tempi di povertà vera questo era un piatto mangiatissimo, soprattutto in inverno, perché la cotica è una cosa molto pesante, molto, molto grassa e dà energia per l'inverno. Oggi è giustificata dalla temperatura esterna. È pur vero che è anche un piatto romano, e questa, diciamo, che è la versione casareccia che si fa a Roma. Ci vediamo tra poco per mettere i fagioli. Ecco, si vede la consistenza, si vede quanto è afflosciato, quanto traballa. Sentiteli con la forchetta, sentiteli pure con i denti, insomma, anche per sentire la sapidità come stanno a livello di sale. Io l'ho sentito, questi qui sono abbastanza teneri. Altri 5 minuti e metti i fagioli. Ecco, le cotiche si devono sciogliere in bocca. Io vado con i fagioli. Quando si sciolgono, alziamo la fiamma quando mettiamo i fagioli. Mescoliamo, questi sono già lessi, quindi sono già cotti, non hanno bisogno di stare troppo, li facciamo stare una decina di minuti al massimo e questi qui sono pronti. E questo è anche il momento di andare con il sale a correggere quanto non era stato ancora salato dal prosciutto. Diciamo queste cotiche erano abbastanza, io ce ne metto un po' di sale perché, diciamo, non erano particolarmente salate. Ecco, la cotica si deve sciogliere in bocca, insomma, non deve essere gommosa, quindi è uno di quei piatti che va bene anche per i bambini e per i vecchietti sdentati, insomma. Questo è uno di quei piatti che nei pochi ristoranti dove ancora si trova te lo servono nella cucumella di coccio. Noi mangiamoli come nei piatti che abbiamo, comunque sia, viva l'Italia in cui ci sono questi piatti, veramente. Non dico viva Roma, dico proprio viva l'Italia, perché ce l'abbiamo tantissimi di piatti eccezionali. Io aspetto un altro po', decidiamo qual è la consistenza che vogliamo di questi fagioli, più a cremina, più separati, insomma, quando vogliamo spegniamo. Io aspetto un altro po' e ci salutiamo così oggi, mentre ancora sto girando questi fagioli. Alla prossima!